Un saluto come state, ben ritrovati da Milanello, la casa dei Milanisti su YouTube. Vi invito come sempre a commentare qui sotto Numerosi con il vostro punto di vista. È una community, quindi è bello confrontarsi e andare d'accordo. Ovviamente lasciate un bel like gratuito, speriamo di arrivare a 3000 like. Facciamoci questa scommessa e iscrivetevi qui in questa zona. Attivate la campanella, numerosissimi se avete amato. Silvio Berlusconi, a cui va ovviamente ancora il nostro pensiero. Se avete amato Van Basten, Baresi, Gullit, Shevaccakata, Sotti, Maldini, Cesare, eh, Leao, Angelo Colombo, Lodetti, Cudicini, allora siete al posto giusto al momento giusto. Iscrivetevi qui, vediamo quanti rossoneri e quanti interisti dietro questo schermo. Avanti rossoneri, chi non si iscrive ti fa la seconda squadra di Milano prima di partire vi ricordo anche di scaricare gratuitamente l'app di eh, OneFootball, l'app numero 1 per gli amanti di Milan, con tutte le notizie esclusive, live, calcio mercato, gli highlights da vedere ovunque voi siate gratuitamente. L'app appunto è sponsor del Milan, oltre che della Serie A, è gratuita. E qui sotto basta cliccare, la scaricate in 30 secondi tornati io vi aspetto, non mi muovo da qui. Allora, eh, di nuovo ovviamente un pensiero a Silvio Berlusconi, eh, grandissimo, grandissimo presidente. E in queste ore li vedendo un po' anche i filmati, le vecchie interviste, fu profetico quando si insediò e fu terribilmente vincente, con lui anche noi, ovviamente. Speriamo che, che questo nuovo corso che, che di fatto è iniziato con questa nuova dirigenza possa essere, mi verrebbe da dire altrettanto vincente, ma sarebbe qualcosa di clamoroso. Detto che non bisogna mai porre limiti. Alla Provvidenza speriamo di vincere, insomma, anche con questo nuovo corso, magari già dall'anno prossimo. Anche se quando cambi tanto, cambi dirigenza, non è, non è facile. Perlomeno abbiamo il vantaggio di, di avere continuità di guida tecnica in linea teorica, perché qualcuno non è contento della conferma di Pioli. E quando tu non devi cambiare allenatore, tendenzialmente sei un po' più avanti rispetto ad altri. Quest'anno il Napoli cambia... L'Interno, la Juve, non credo quindi eh, diciamo che magari può essere Napoli un po' più svantaggiato. Però pensando a noi, questa nuova dirigenza eh, ha intenzione eh, e sta già lavorando in questa direzione di, di ribaltare un po' tutta la rosa, no? di rivoluzionare la rosa. Con eh, un principio secondo me corretto, cioè quello di non guardare in faccia a nessuno. Eh, la male del Milan, come dico sempre e come tanti di voi ricordate anche a me, va, va meritata. Va onorata, bisogna sentire il privilegio, bisogna valorizzarlo, eh, questo privilegio no? comportandosi da professionisti. E quindi bisogna guardare anche un po' l'uomo, l'impegno, ma anche il lato tecnico, ovviamente. Si pronuncia una vera e propria rivoluzione che ora andiamo a rappresentare anche, eh, direi, eh, graficamente, perché davvero eh, scopriremo insieme qualcosa di, di incredibile. Ci sono ben 11 tagli. Ci sono 5 giocatori in più poi che potrebbero essere in uscita. Eh, rischia di, di cambiare quasi per metà questa rosa e, e magari ridotto un po' anche a livello di numero. Eh, è il format del consueto chi va, chi resta, gli incerti, con in entrato un mercato che vuole costruire alla fine una squadra, o meglio una rosa, perché qui parliamo di rosa, che possa essere il più possibile vicina al credo tattico di Pioli. E anche al modo di vedere il calcio di, di Moncada, quindi tagliare col passato. Succede spesso così quando c'è un nu una nuova dirigenza. Si cerca sempre di trovare un segno di discontinuità, diciamo così, sfiduciando anche operazioni che sono state fatte in precedenza dalla precedente dirigenza e che ora vuoi, vuoi in qualche modo cancellare. Partiamo subito e scopriremo anche cose sorprendenti perché già prima con Maldini ci sarebbero stati diversi cambi, ora a maggior ragione. Eh, anche per il discorso che ho appena spiegato, chi va? Chi resta? Gli incerti, poi però facciamo un ulteriore tra virgolette, giochino, cioè andiamo a vedere chi finisce nel vivaio Italia, perché la questione liste è molto importante. Chi finisce nel vivaio Italia, quindi non va a inficiare nel discorso delle, delle liste, chi finisce nel vivaio Milan, che non va poi a togliere posto ad altri, così come gli extra lista. Eh, che sono i giovanissimi, appunto, che possono essere iscritti in questa extra lista. Chi va? Partiamo subito da chi va. Qualcuno è già andato. Chi va? Sicuramente Tatarusano, che vedrà tra pochi giorni il suo contratto scadere. E con Sportiello Almina, sicuramente farà un upgrade. Non ce ne voglia Tatarusano, al quale dico grazie per lo scudetto vinto perché va parato quel rigore alla Tauro Martinez, decisivo, determinante davvero ai fini di quel derby dello scorso anno. Andrà via Vasquez, eh, che non ha mai visto il campo preso per liberare uno slot per extracomunitari. Questo è un intento, quindi in estate il Milan è già su diversi profili extracomunitari. Farà partire questo giocatore. È andato già via d'est e direi a mai più neanche per sbaglio. Giocatore che ha interpretato male proprio il concetto di professionista al Milan, con comportamenti sbagliati e a Milanello e in panchina. Eh, via allontanato fuori dal gruppo per motivi anche disciplinari E, e andrà via appunto Siamo già a tre Poi ruoli fin qui secondari Andrà via eh, Adli Dico purtroppo perché a me sarebbe piaciuto Vederlo valorizzato Però con la conferma di Pioli Sicuramente Adli non resterà al Milan Da capire se sarà una cessione a titolo definitivo Con il Milan che ascolta offerte se arrivano Lui è più o meno a bilancio intorno ai 5 milioni e mezzo 6 Oppure in prestito si era fatto avanti la Serenitana, vediamo cosa fa Paolo Sosa, se resta, se va altrove. In ogni caso Adli non sarà un giocatore del Milan il prossimo anno, a maggior ragione dopo l'uscita di Maldini e di Massara. Quindi andrà via. Poi è andato già via Bakayoko, per il quale vale un po' il concetto espresso per Dest. Non grazie, arrivederci. Addio. Eh, è tornato al Fosburg-Wranks la cui unica possibilità di ritorno al Milan è legata eventualmente a uno scambio di, di cartellini con Rebic, che è anche un'ipotesi, ma non attuale. E è andato via Brian Diaz, che ha già salutato, ecco qui parliamo di un giocatore che è stato importante, parliamo del titolare del Milan sulla tre quarti. È stato un giocatore che ha giocato tanto e che quindi lascia un vuoto, che deve essere colpato da un punto di vista tecnico, sicuramente, e anche di spogliatoio. Andrà via sicuramente, nella peggiore delle ipotesi, in prestito anche Rebic, giocatore che è stato escluso nelle ultime due partite per scelta tecnica, per punizione perché era fuori dal progetto, che ha rotto con Pioli, che adesso fa di tutto per farlo andare via, ha rotto anche con una parte dello spogliatoio, oltre che con la tifoseria. Rebic andrà via, mal che vada in prestito, ma sicuramente non vestirà la maglia del Milan il prossimo anno. Su questo, dai nostri feedback abbiamo capito, non ci sono dubbi. Andrà via anche Origi, il Milan vuole cederlo. Origi è operazione di Maldini e di Massara, quindi a maggior ragione eh, si farà di tutto per farlo partire. È un giocatore che ha mercato, quindi anche lui lascerà il Milan. È andato via Ibrahimovic, che ha commosso tanti eh, nel giorno del suo addio, dopo l'ultima gara. E andrà via anche Messias, nonostante sia un po' un cocco di Pioli e che Pioli abbia lo stesso agente Giuffrida di Messias, ma con questo nuovo corso si vuole insomma. Eh, cercare anche di rinnovarsi un po' adesso vediamo chi resta e gli incerti parliamo di 11 giocatori 11 giocatori sono tanti sono quelli che vanno in campo non bisogna più ragionare sugli 11 titolari ma sui 16-17 bisogna allungare anche la coperta sostituire questi giocatori più o meno importanti comunque è, è una missione di questa campagna acquisti in cui ripeto faremo tante cose anche per questo il Milan vuole anticipare i tempi anche sulle entrate e non arrivare lunghi 11 giocatori comunque tra questi giocatori anche importanti su tutti Diaz Messias comunque è stato il titolare alla fine sulla destra eh, Origi Rebi c'erano i primi cambi poi i secondi poi i terzi e anche come coperta senza questi giocatori diventa tutto un po più eh, un po più scarno una coperta un po più corta ecco bisogna anche migliorare la coperta proprio perché eh, ormai con i 5 cambi il calcio moderno bisogna giocare con un, un blocco di 16-17. Chi resta? Io metto Mignan, nonostante gli apprezzamenti del Chelsea, però il Milan vuole confermarlo, e nonostante lui abbia mercato, e sua gente abbia ascoltato anche il mm. Chelsea, io sono convinto che alla fine resterà. Resterà eh, Dovrebbe stare anche Mirante, resterà Calabria, resterà Florenzi con un anno in più di contratto, resterà Teo Hernandez, resterà Calulu. Resterà anche Ciao, ovviamente, sarà titolare. Resterà Tomori, Resterà Pobega per la liste anche e soprattutto. Eh, resterà Benasera, a quale auguriamo, ovviamente, un rientro eh, in, in grande, con grandi performance fin da subito, ma resterà fuori fino alla fine dell'anno. Resterà ovviamente eh, Tonali, Resterà anche Krunic. Eh, che è un po' il, il fedelissimo di Pioli, che nel Milan ci può stare assolutamente meglio come riserva che come titolare, le esterà Lea, restererà anche Giroud Ci sono poi una delle situazioni un po' borderline, cioè dei giocatori che hanno il futuro un po' incerto. Uno di questi è Touré. perché Milan voleva prendere MDK proprio per fargli fare il centrale, ma anche l'alternativa Teo. Touré deve riuscire a piazzarlo, devi sostituirlo. Lo mettiamo un po' nella colonna degli incerti, proprio perché il suo futuro è ancora da definire e non è prioritaria un'uscita o una conferma stesso discorso per Gabbia che vorrebbe giocare la sua permanenza sarebbe spiegata in pratica solo per motivi di lista perché è prodotto l'estruttore giovanile italiano è rosso-nero eh, però potrebbe andare via a liberare un, uno spazio e il Milan potrebbe anche monetizzare qualcosina per sua volontà di andare a giocare con costanza anche perché se resta il Milan è la quinta scelta tra poco vediamo anche chi va a riempire le liste Sale Salemakers è incerto è incerto perché Pioli negli ultimi tempi ha un po' cambiato idea su di lui. E il Milan potrebbe fare a proposito di player trading un incasso, una plusvalenza non bassa neanche alta. A me dispiacerebbe perché, secondo me, nel Milan, uno come Salemacher ci sta benissimo come prima alternativa ai titolari: il giocatore anche giovane che può anche crescere. Comunque, utile prezioso, si impegna sempre e dà l'anima. È incerto Kier perché con Pioli qualcosa è successo nell'ultimo periodo, ricordiamo quando lui va in nazionale e dice "Io sono pronto, sto benissimo, mai stato così bene, non capisco perché non gioco", cosa che poi privatamente Pioli non aveva gradito, così come l'episodio poi scatenante, quello della pistola fumante quando nel derby di ritorno in Champions League Pioli dice a Kier di entrare, lui ci mette tanto per cambiarsi, cosa non gradita questa e fa entrare alla fine Tomori. Qualcosa è successo e quindi Kier che è un altro anno di contratto va nella colonna degli incerti, eh, ci finisce anche De Ketelare. Non perché il Milan non abbia ancora deciso se confermarlo oppure no, per la C Milan. De Ketelare è un giocatore sul mercato, con l'uscita di Maldini e di Massara, che era stato il grande sponsor. De Ketelare è sul mercato, è negli incerti, semplicemente perché non sappiamo se davvero arriverà un club e presenterà un'offerta da 27-28 milioni di euro, che è il prezzo a bilancio di De Ketelare. La formula alternativa sarebbe quella di cederlo in prestito con obbligo di riscatto a 20, perché sarà il prezzo con l'ammortamento dell'anno successivo. È negli incerti, nel senso che il Milan vuole cederlo, non è detto che ci si riesca, nonostante è un giocatore decretelare che goda comunque di buona stima ancora in Europa, nonostante tutto. Il suo europeo che farà, con l'Under 21 belga, potrebbe essere significativo proprio per cercare di, di metterlo in vetrina. Ragionando insieme a voce alta, adesso vediamo le liste, sono 11... Via sicuramente e 5 incerti capite che quasi metà rosa del Milan rischia di essere completamente rivoluzionata e per quanto mi riguarda non è per forza un male anzi questione liste allora finiscono nel Vivaio Italia prodotti dei settori giovanili italiani Mirante, Florenzi, Sportiello e Tonali questi quattro Diciamo Mirante non è ancora ufficiale rinnovo, ma dovrebbe comunque restare. 4. Che non vanno poi a togliere posti ad altri. Finiscono nel vivaio Milan. Quindi, prodotto del settore giovanile di Milanello, Calabria, Obega. Siamo a 2 e Gabbia Seresta. Quindi, qui si può lavorare ancora. Potrebbe essere promosso un giocatore della Primavera. Penso ad esempio anche a Ciacatrao Re, ma non solo. Oppure potrebbe anche arrivare un giocatore ex Primavera Milan. Eh, c'era la suggestione Obama e Young eh, a proposito di, story, di, di, comunque, di giocatori cresciuti in Italia c'era anche l'idea del Sharawi eh, vediamo che cosa succede eh, potremmo anche rimanere così è chiaro però a quel punto aversi un giocatore o due giocatori in meno se va via gabbia gli extra lista sono in questa formazione ciao e appunto de telare dovesse rimanere altrimenti potrebbe essere sostituito con un giovanissimo che non va a togliere il posto ad altri. Questo è un po' lo schema eh, che, che deve far riflettere. E quando cambi così tanto c'è il rischio, perché non sai, sai quello che lasci, non sai quello che trovi. Quando cambi tanto, poi devi trovare giocatori che eh, capiscono subito dove si trovano, eh, si ambientino e vadano d'accordo anche con i compagni, con il mister, con questo nuovo progetto tattico. Quindi ci sono delle componenti di rischio, ma mi sembra molto più alto il fascino di una nuova avventura. Perché è stata una, una rosa l'ultimo anno, mediamente, non all'altezza. Ditemi cosa ne pensate, che cosa vi convince e che cosa no. Chi confermereste, chi fareste partire magari di diverso. E magari ecco un vivaio Milan che vi piacerebbe vedere, promosso o rivedere al Milan. Scatenatevi con i commenti qui sotto, iscrivetevi in questa zona se non l'avete ancora fatto, se amate il Milan. E per voi il Milan è una cosa importante. Iscrivetevi, che non si iscrive, ti fa la seconda squadra di Milano. Lasciate un like, ancora un saluto a tutti.